Ragazzi, sono Alessandra, come va? Oggi voglio presentare due nuovi prodotti. Questo è Cospect Hop ed ha origini indiane. E questo è Lemfo Lem 7 ed ha origini cinesi. Il Cospect Hop è formidabile perché ha una cassa di metallo resistentissima. Il cinturino è super flessibile, morbido ed inoltre molto ipercambiabile. Ha un sistema doppio di blocco del cinturino e niente, ragazzi, è fantastico. L'Enfolem è esteticamente più graziato, più femminile forse. Però abbiamo due pecche che lo penalizzano. La prima è che il cinturino non è intercambiabile perché all'interno vi è un'antenna che riceve il segnale del 4G. E la seconda è che purtroppo ha soltanto un sistema di blocco e non due come il precedente. Sia l'Enfolem 7 che Cospect Hope hanno entrambi il sistema operativo Android 7.1. E per quanto riguarda la resistenza all'acqua, il Cospect Hope, diciamo, se si bagna, resiste all'acqua, però momentaneamente, no, senza eccessive nuotate o bagni. Questo purtroppo, ragazzi, se si bagna, si rompe, non ha resistenza all'acqua. Per quanto riguarda il caricamento della batteria dell'Enfolem 7, bisogna usare questo caricatore dotato di un sistema di aggancio magnetico che permette appunto di caricare il nostro orologio e vedete così. Ed è interessante questo caricabatterie perché appunto permette anche la trasmissione di dati. Questo è un caricabatterie portatile. Poi abbiamo anche un caricatore di riserva che è fornito allo stesso modo di questo sistema magnetico e funziona ugualmente allo stesso modo. E questo sistema magnetico permette di mantenere ben saldo il nostro orologio sulla base. Ragazzi, per caricare il nostro bellissimo Cospect Hope vi occorrerà utilizzare questo caricabatterie dotato da solamente due agganci magnetici, a differenza di quell'altro che ne aveva 4, e vi basterà semplicemente inserirlo appunto qua dietro, come ho fatto io, adesso vi faccio vedere meglio, che ha appunto due agganci. Questo caricabatterie purtroppo non ha la trasmissione, non consente la trasmissione dei dati, quindi serve soltanto per caricare il vostro apparecchio, per far sì che il nostro bellissimo accessorio riceva anche dei dati, dovete per forza comprare quest'altro caricabatterie che io comunque ho già acquistato. Ed è dotato da 4 agganci perché 2 serviranno per la trasmissione della corrente e gli altri 2 per la trasmissione dei dati. E questa volta quest'altro caricabatteria caricabatterie va inserito qui dove viene anche inserita la SIM telefonica. Ragazzi, questo è tutto. E adesso vi mostrerò le altre caratteristiche di questo splendido gioiello e di quest'altro splendido gioiello. Allora,
Allora ragazzi, adesso vi elencherò le funzioni che hanno entrambi i nostri dispositivi, bellissimi comunque questi dispositivi. Allora, innanzitutto questi dispositivi hanno la funzione di un normalissimo telefono, perché potete chiamare, ricevere chiamate e ricevere l'SMS. Inoltre potete tranquillamente scaricare applicazioni come Facebook, WhatsApp, Instagram, quindi tutti i social che volete. Questi entrambi gli orologi hanno la possibilità di essere usati come hotspot, e inoltre hanno un segnale GPS che comunque vi consentirà di eseguire qualsiasi percorso vogliate. E in entrambi i due i nostri bellissimi dispositivi potete usufruire di un'applicazione già presente all'interno, che è scusate ma c'è uno che mi fa ridere. Vabbè, finito? Beh, puoi andare, scusate, non fateci caso. Vabbè, dicevo, potete usufruire di questa applicazione che vi permetterà di correre con la bicicletta oppure andare a correre normalmente. E poi niente, queste sono le principali funzioni di questi due dispositivi, e comunque entrambi hanno. Adesso vi dirò anche le differenze. Il nostro Lenfolem 7 ha 2 RAM di memoria, 16 ROM e 2 megapixel di fotocamera. Allora ragazzi, il nostro Cospect Hope invece ha 4 RAM di memoria, 32 ROM e 8 megapixel di fotocamera. Vi dirò i pro del nostro Lenfolem 7. Allora, prima di tutto è un modello leggero ed elegante, ha il suo bellissimo caricatore di riserva con trasferimento dei dati e utilizza il 4G. Allora ragazzi, purtroppo il nostro Lenfolem 7, come i pro, ha anche i suoi contro, ovviamente, come tutti gli oggetti. Allora, innanzitutto ha l'antenna del 4G all'interno del cinturino, quindi il cinturino non può essere intercambiabile, e se si rompe addio, niente, non si può fare niente. Poi non ha l'applicazione che rileva il sonno, che comunque può fa sempre comodo, non è importante ma può far comodo. Poi purtroppo non ha la trasmissione del Bluetooth, del Bluetooth telefonico. E poi ragazzi, cosa molto brutta, se si bagna addios, altro che cannavacciuolo. Allora ragazzi, per quanto riguarda gli aspetti positivi del nostro fantastico Cospect Hope, possiamo dire che innanzitutto è molto resistente all'acqua, infatti se casca l'acqua sul nostro apparecchio non succede nulla, però ovviamente ragazzi vi sconsiglio di fare i bagni in mare, in piscina con il vostro, orologio, stavo per dire cellulare, però vabbè, orologio. Perché se no comunque dovete buttarlo. Poi per quanto riguarda la memoria è molto meno limitata rispetto all'altro orologio, sia per quanto riguarda la gestione delle applicazioni che la gestione in generale del telefono. Poi il cinturino, cosa molto importante ragazzi, è intercambiabile, perché l'antenna del 4G non è presente all'interno del cinturino, ma è presente all'interno dell'orologio. Dopodiché, un'ultima cosa che
è abbastanza importante è che al tocco è molto più fluido dell'altro, infatti si impalla molto di meno. Allora ragazzi, invece i contro del Cosped Hope è che non ha neanche lui, purtroppo non neanche lui ha il Bluetooth per le chiamate, non ha un caricabatterie di riserva che invece l'altro orologio ha, quello che praticamente ecco all'inizio già ve l'ho fatto vedere questo qui. E purtroppo, se volete trasmettere i dati, come ho già detto prima, dovete forza acquistare questo, che ovviamente non è incluso. E niente, poi cosa molto importante che non ho detto, che nessuno dei due ha una durata efficiente, cioè la carica dura soltanto mezza giornata di entrambi gli orologi. Ragazzi, mi sono dimenticata una cosa importante: le case produttrici di entrambi gli orologi consigliano l'uso di un'applicazione per quanto riguarda la gestione degli orologi. Io questa applicazione ve la sconsiglio perché a mio avviso non la gradisco tantissimo, questa applicazione non mi piace tanto. Io ve la metterò comunque in descrizione e insieme a questa applicazione vi metterò in descrizione un'altra applicazione che a mio avviso è migliore rispetto all'altra. Fatemi sapere voi come vi trovate con entrambe le applicazioni. Quindi voi provate sia quella che consiglia la casa produttrice e sia quella che vi consiglio. Provate tutte e due e fatemi sapere qua nei commenti come vi trovate. Allora ragazzi, questo è tutto. Cosped Hope versus Lenfolen 7. A voi l'ardua sentenza. Ciao ciao!